Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. In queste giornate di quarantena ci siamo sbizzarriti a immaginarci in tanti ristoranti e uno di questi è stata l'hamburgeria. Abbiamo preparato i buns, li ho pubblicati su Instagram, su Facebook, sono piaciuti così tanto che abbiamo deciso di rifarli qui in Cucina con Agnese. E oggi prepareremo i panini per gli hamburger, o più comunemente chiamati buns. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di farina zero, 145 g di latte, 4 g di lievito di birra fresco, 20 g di zucchero, 4 g di sale, 35 g di burro a temperatura ambiente. Io l'ho tirato fuori dal frigo un'oretta e mezza fa circa ed è bello morbido, mi raccomando, non freddo. Per dorare i nostri buns poi ci servirà un uovo intero, un pochettino di latte e per decorarli sopra, se volete, dei semi di sesamo o anche così, vi assicuro, sono buonissimi. Mettiamoci subito a prepararli perché io non vedo l'ora di farcirli con le salamelle, con i burger. Ho già l'acquolina in bocca. La ricetta è veramente molto semplice, potete impastarla anche a mano. Io naturalmente, come ho già detto in tantissime ricette, da quando la planetaria è diventata la mia migliore amica e utilizzerò lei oggi. Partiamo in questo modo. Andiamo ad aggiungere la farina. Mi raccomando, chiusa la planetaria, il gancio per la pizza, quello a uncino, il latte, lo zucchero, il sale e il lievito. Mi raccomando, lontano dal sale, sbricioliamolo, scusate, casomai nel latte direttamente. È rimasto fuori il burro che verrà aggiunto dopo. Abbassiamo la leva, facciamo partire la macchina a velocità minima per 4 minuti. Lasciamo amalgamare bene tutti gli ingredienti. L'impasto, come vedete, si è bene incordato, non è ancora però abbastanza. Dobbiamo aumentare la velocità a velocità media, quindi 3 per 6 minuti. Mentre la macchina va ancora a velocità media, andiamo ad aggiungere il burro, lo lasciamo finire di incorporare e poi spegniamo la macchina. Eccoci qui, l'impasto ha lavorato, la nostra macchina, scusate, ha lavorato per circa 10 minuti, questo è l'impasto che abbiamo ottenuto. Ora io l'ho trasferito in una ciotola, lo copro con pellicola trasparente e va lasciato riposare in frigo per circa 3-4 ore. Ci vediamo dopo. Ho tirato fuori il nostro impasto dal frigo dove ha riposato e l'ho porzionato in 4 panotti di circa 100-110 grammi l'uno. Ora dobbiamo andare appunto a formare i nostri panotti. In questo modo prendete ogni pezzo di impasto, andate a girarlo sotto piegando nella mano. Non vi preoccupate se vi sembrano così piccoli, perché poi cresceranno un'altra volta. Girate piano piano, andando a chiudere bene la parte inferiore, e li posizionate su un foglio ricoperto di carta forno, o io sto utilizzando un tappetino di silicone. Continuate così anche con gli altri. Potete fare sia in questo modo, che prendere l'impasto, appoggiarlo sul ripiano di legno e girare attorno, cercando di chiudere bene la parte inferiore. Come vedete, la parte inferiore si è chiusa, il panotto è pronto per essere posizionato. Dobbiamo andarli a coprire adesso con carta trasparente e lasciarli riposare per un'altra oretta, un'altra oretta e mezzo qua in cucina a temperatura ambiente. Il trucchetto che ho imparato in questi giorni e che ho attuato e che ha funzionato è che quando li coprite con la carta trasparente, per far sì che riescano a lievitare bene, non dovete assolutamente tirare,
sul vostro vassoio, sulla vostra teglia, ma dovete semplicemente appoggiarcelo. E appoggiate, andate a chiudere tutto attorno, senza tirare, mi raccomando, non c'è bisogno. Ma sigillate solamente bene tutto attorno. Io userò un altro pezzettino e lo coprirò anche con un canovaccio. Lo lascio poi sul fuoco, sui fornelli, scusate, questo vassoio, e lo lascerò lievitare per un'altra oretta e mezzo. Nel frattempo accenderemo il forno e poi non ci resterà che cuocere i nostri bun. Ho lasciato lievitare i buns per un'ora e mezza. Ho tolto la carta trasparente, li ho leggermente appiattiti perché avevo una cupoletta veramente enorme, con una mano leggermente inumidita, mi raccomando, altrimenti si rovinano leggermente. Ho sbattuto un tuorlo con pochissimo latte e ora andiamo a spennellarli delicatamente tutto attorno. Nel frattempo ho preriscaldato il forno a 250 gradi e all'interno ho messo anche una ciotola con dell'acqua. Questo aiuterà in fase di cottura a creare del vapore e i nostri bun verranno fuori con una crosticina fantastica. Ho fatto questo perché il mio forno naturalmente è un forno un pochettino vecchio e non ha la funzione vapore. Se voi avete dei forni più nuovi con questa funzione, attivatela pure perché aiuterà moltissimo la cottura di questi panini. E ora, come ultimo step, sui miei andiamo ad aggiungere dei semi di sesamo. Aggiungetene quanti ne volete voi, mi piacciono tantissimi, quindi abbondo. Eccoli qua, e questi vanno in forno e cuociono per 10-15 minuti massimo. Ci vediamo dopo e non vedo l'ora di mangiarli. Eccoci qui, dopo 13 minuti a 250 gradi i nostri buns sono pronti per essere farciti. Il colore è un po' scuro, un po' per colpa dell'uovo, e vi consiglio anche a voi, se li cuocete, 250 gradi per 10 minuti sono più che sufficienti. Però sono caldi, però vi posso assicurare sono morbidissimi. Io non vedo l'ora di farcirli con una salsiccia, dell'uovo o anche un burger fatto in casa. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, non perdetevi tutte le altre buonissime ricette presenti sul canale. Non ci resta che andare a mangiare e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it. Oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.